buongiorno a tutti. Nella lezione di oggi continuiamo a parlare di meccanismi con coppie superiori ed in particolare andiamo ad analizzare la formula di Eulero-Savary per i profili coniugati. Bene, allora andiamo a considerare delle traiettorie polari che continuiamo ad indicare con lambda L. Questo è il centro di istantanea rotazione, la tangente comune e la normale comune in P con 3. Bene, nella lezione scorsa noi abbiamo visto come è possibile generare una coppia di profili coniugati con il metodo dell'epiciclo, che è basato sull'applicazione del teorema di Kamo. Vi ricordo che consiste nell'utilizzare una polare ausiliaria nota anche come curva epiciclo, ok? E la vado nuovamente a rappresentare in questo modo. Quindi questa è la epsilon. Scegliamo su questa polare ausiliaria un punto tracciante che lo indichiamo con M, per esempio, e possiamo generare una coppia di profili coniugati come traiettorie del punto M nel modo di puro arrotolamento di epsilon su lambda e nel modo di puro arrotolamento di epsilon su L. Queste due traiettorie le materializziamo in due profili di due corpi rigidi a contatto nel punto M e abbiamo visto che tali profili, per come sono generati, risultano essere coniugati, cioè rispettano la condizione di coniugio che può essere evidenziata dal fatto che la normale alle traiettorie passa per P con 0, il che vuol dire che la velocità relativa tra i due profili coniugati appartiene al piano tangente, cioè che la componente nulla, anzi la componente nel moto assoluto sulla direzione normale è uguale. In altri termini, la condizione di coniugio è rispettata. Benissimo, allora abbiamo detto nel modo di puro arrotolamento di epsilon su lambda il punto M traccia una traiettoria che la materializziamo come un profilo e lo indichiamo con sigma, va bene? Analogamente immaginiamo di far rotolare epsilon su L e otteniamo una seconda traiettoria, anch'essa materializzata in un secondo profilo che riteniamo poi solidale ad L. Questo secondo profilo lo indichiamo con S. Va bene? Ora, se congiungo P con 0 con M, ok? La tangente comune è questa ai due profili coniugati e quindi ci rendiamo conto che appunto la condizione di coniugio è rispettata. Ma in questo caso noi vogliamo aggiungere delle considerazioni naturalmente rispetto a quanto detto nella lezione precedente quando abbiamo parlato del teorema di Kamo. In questo caso vogliamo parlare dei centri di curvatura dei profili e quindi utilizzare la formula di Eulero-Savary per i profili coniugati, o for envelopes, come è nota diciamo normalmente nella letteratura anglosassone. Bene, allora dobbiamo individuare
innanzitutto i centri di curvatura delle traiettorie polari, come abbiamo normalmente fatto nell'applicazione della formula di Laplace-Savary in passato, ma dobbiamo conoscere anche il centro di curvatura della polare ausiliaria che abbiamo scelto, cioè della epsilon. Quindi abbiamo un centro di curvatura in più. Allora, se per esempio questo è il centro di curvatura della epsilon, va bene? Quindi lo indico con O epsilon, per esempio. Se io voglio trovare il centro di curvatura del profilo sigma, abbiamo detto che sigma è la traiettoria di M del moto di puro arrotolamento di epsilon su lambda, quindi lambda è la polare fissa in questo moto, va bene? Ed epsilon è la polare mobile, per cui possiamo adottare in questo caso una costruzione grafica che è identica a quella che abbiamo imparato ed applicato in passato, va bene? Cioè cosa dovrei fare? Congiungo M con il centro di curvatura della mobile, che in questo caso è la epsilon, in questo modo, fino ad intersecare la normale alla retta congiungente P0M in P0. Questo punto, come ricorderete, lo abbiamo indicato con H, ok? Quindi questo angolo è di 90 gradi, e dopodiché congiungiamo H con il centro di curvatura della polare fissa, in questo modo, di epsilon su lambda, cioè il centro di curvatura, questo, che è O lambda. Quindi, come dicevo, congiungo H con O lambda e per intersezione questo è il centro di curvatura della traiettoria del punto M nel moto di puro arrotolamento di epsilon su lambda, cioè il centro di curvatura del profilo sigma, va bene? Ed è questo. In maniera analoga possiamo individuare il centro di curvatura del profilo S facendo un'analoga costruzione. Qual è la differenza? È che prima era il modo di puro arrotolamento di epsilon su lambda, adesso è il modo di puro arrotolamento di epsilon su L, quindi è cambiata la polare fissa, d'accordo? Bene, allora, se per far venire una figura, diciamo, più chiara, questo fosse il centro di curvatura di L, L sempre in P0, che cosa dovrei fare per trovare il centro di curvatura della traiettoria di M nel moto di epsilon su L, cioè della traiettoria S? Devo congiungere, come fatto prima, M con il centro di curvatura della mobile che rimane O epsilon fino ad intersecare la normale, quindi arrivo comunque nel punto H. Soltanto che anziché congiungere H con O lambda, devo congiungere H con O L, perché è cambiata la polare fissa, va bene? Ed è quello che vado a fare. Quindi congiungo H con O L in questo modo fino ad intersecare appunto la congiungente P0M. Individuo questo punto che è proprio il centro di curvatura della traiettoria di M nel moto di epsilon su L, cioè il centro di curvatura del profilo S, va bene? Quindi ho ottenuto i centri di curvatura dei due profili coniugati generati come traiettorie, va bene? Ok, allora, se continuando a ragionare dal punto di vista grafico, poi passiamo alle formule, noi ritorniamo al moto effettivo. Qual è il moto effettivo? Il moto effettivo è quello tra L e lambda, perché la legge di moto si suppone assegnata per il tramite delle traiettorie polari L e lambda. L'introduzione della polare ausiliaria
ausiliare a epsilon ci è servita soltanto per generare i profili coniugati, ma il moto relativo è caratterizzato dalle polari lambda ed L. Poi non mi serve più la epsilon, ok? Benissimo. Durante il moto di puro arrotolamento di L su lambda, ok, che è la legge di moto effettiva, i due profili devono rimanere a contatto. Perché? Perché devono rispettare la condizione di coniugio e quindi non devono verificarsi né con penetrazione né distacchi. Giusto? Ok. Soltanto che in questo punto si manifesta strisciamento, in questo punto si ha rotolamento. Ok? Benissimo. Ma la domanda ora è questa. Ecco, noi possiamo andare ad individuare, per esempio, il centro di curvatura di questo punto. Cioè riteniamo omega S come punto del piano mobile. Piano mobile vuol dire anch'esso solidale ad L, perché se questo è il centro di curvatura di S, S è attaccato ad L ed anche omega possiamo ritenerlo attaccato ad L, attaccato nel senso appartenente allo stesso piano mobile. Ci siete? Quindi posso considerare omega S come un punto del piano mobile solidale ad L. Bene, allora io potrei essere interessato al centro di curvatura di questo punto, va bene? Nel moto, attenzione, di L su lambda. Graficamente come faccio? Faccio la solita costruzione, perché il P con 0 è sempre lo stesso, quindi devo congiungere questo punto, ok? Se viene antipatico omega possiamo indicarlo con M', per esempio, ovviamente sono coincidenti, come punto del piano mobile, e cosa faccio? Congiungo M con il centro di curvatura di L fino ad intersecare la perpendicolare in P con 0, ma è sempre H, è lo stesso punto, coincidono. Dopodiché congiungo H con il centro di curvatura di lambda e va a intersecare dove? Proprio qui. Quindi cosa vi sto dicendo? Che omega sigma, oltre a essere il centro di curvatura del profilo sigma, è anche il centro di curvatura della traiettoria di omega S nel moto di L su lambda. Questo discorso può essere ribaltato, va bene? E possiamo arrivare a dimostrare anche graficamente, come stiamo facendo, che omega sigma è il centro di curvatura di omega S, ma omega S è il centro di curvatura di omega sigma nel moto relativo L lambda. Cosa vuol dire questo come conclusione del discorso? Che praticamente noi possiamo introdurre un'asta rigida in questo modo, come se avessimo un sistema articolato, cioè un linkage, piuttosto che un meccanismo con coppie superiori. Cioè otteniamo un meccanismo equivalente. Va bene? Perché omega sigma è il centro di curvatura di omega S, e omega S è il centro di curvatura di omega sigma. Bene, ma volendo completare questo discorso, se omega lambda è il centro di curvatura di questa polare, e qui abbiamo il centro di curvatura dell'altra polare, bene, il discorso che stiamo facendo può essere fatto anche per OL ed olambda. Cioè olambda è il centro di curvatura di OL, OL è il centro di curvatura di olambda nel moto relativo. Quindi anche qui posso congiungere questo con delle aste. Alla fine che cosa abbiamo ottenuto? Un quadrilatero articolato equivalente al meccanismo con coppie superiori che presenta questi due profili coniugati. Lo sto facendo in arancione. Quindi questo quadrilatero articolato, naturalmente questo rimane telaio,
va bene? E la biella è rappresentata dal link omega sigma omega s, risulta equivalente, chiaramente in questo istante, in questa configurazione, equivalente all'altro meccanismo che è rappresentato dal puro arrotolamento delle polari e da questi profili coniugati che sono a contatto nel punto N. Questo discorso lo possiamo fare di pari passo per via analitica, semplicemente andando ad applicare la formula di Euler-Savary che ben conosciamo. Cioè, cosa possiamo scrivere? Che 1 su pi con 0 omega sigma meno 1 su pi con 0 m per il coseno di alfa, questo è uguale al 1 su r lambda, che rappresenta la polare fissa, raggio di curvatura della polare fissa, meno, attenzione, 1 su r epsilon. Quindi scrivo la formula di Euler-Savary nel modo di puro arrotolamento di epsilon su lambda. Ok? Qual è alfa? È questo angolo qui, naturalmente. Posso scrivere analogamente ancora la formula di Euler-Savary, 1 su pi con 0 omega s meno 1 su pi con 0 m, perché il punto è lo stesso, per il coseno di alfa, anche l'angolo è lo stesso, 1 su rl meno 1 su r epsilon. Questo riguarda il moto di puro arrotolamento di epsilon su l. Ok? Ho semplicemente scritto due volte la formula di Euler-Savary che ben conosciamo, una volta per il moto di puro arrotolamento di epsilon su lambda e una volta per il moto di puro arrotolamento di epsilon su l. Bene. Allora, se io vado a fare la differenza tra la prima e la seconda di queste due equazioni, vediamo che cosa otteniamo. Allora, io ho 1 su pi con 0 omega sigma meno 1 su pi con 0 m. Qui c'ho coseno alfa, quindi posso mettere in evidenza coseno alfa, quindi meno 1 su pi con 0 omega s meno 1 su pi con 0 m, che però diventa più perché meno meno, qui ancora è in evidenza il coseno di alfa e qui ho 1 su r lambda meno 1 su r epsilon meno 1 su r l meno meno più r epsilon. Questo è quello che otteniamo dalle prime due equazioni. Ok? P con 0m, P con 0m vanno via, meno 1 su r epsilon più 1 su r epsilon vanno via. Che cosa otteniamo? Otteniamo per via analitica quanto abbiamo già dimostrato per via grafica, cioè che 1 su pi con 0 omega sigma meno 1 su pi con 0 omega s per il coseno di alfa è uguale a 1 su r lambda meno 1 su rl. Questa è la formula di Euler-Savary per i profili coniugati. Vedete, epsilon è scomparsa. Epsilon è servita soltanto per la generazione dei profili coniugati, ok? Ma il moto relativo è caratterizzato da lambda ed L. Va bene? Cosa leggiamo qui? Vedete che omega S prende il posto di M, cioè prende il posto del piano mobile. Quindi vuol dire che omega sigma è il centro di curvatura di omega S nel moto lambda L. Naturalmente questa la posso scrivere per il moto inverso e accade il contrario, come dicevo prima, cioè che questo è il centro di curvatura di questo e omega s è il centro di curvatura di omega sigma. Questo ci consente di introdurre questo link di giunzione e quindi passare
dai meccanismi con coppie superiori ai meccanismi equivalenti con coppie inferiori, ok? E questo è un modo di analisi e di studio dei meccanismi con coppie superiori, appunto, che ci semplifica a volte la vita, ok? Quindi questa è, come abbiamo appena dimostrato, la formula di Eulero-Savarin per i profili coniugati. Bene, ora voglio aggiungere qualche altra considerazione, in realtà ve l'ho già accennato nel discorso, perché io posso andare a scrivere la formula di Eulero-Savarin andando questa volta a considerare, per esempio, OL, cioè se io vado a prendere come punto del piano mobile un punto che coincide, cioè il punto M, lo vado a prendere per esempio coincidente con OL, cioè con il centro di curvatura della polare mobile, il che vuol dire che noi stiamo considerando un alfa uguale a 0, giusto? Un alfa uguale a 0 perché il punto lo prendo qui, e il modulo del raggio vettore che individua la posizione del punto del piano mobile rispetto alla terna locale è uguale proprio al raggio di curvatura della polare mobile, naturalmente. Quindi alfa è uguale a 0 e I0M che coincide con P con 0 o L è uguale a RL. Va bene? Allora, se vado a scrivere la formula di Eulero-Savarin, io ho che 1 su P con 0 omega meno 1 su P con 0 non è più M ma è OL, perché M coincide con OL, per il coseno di alfa, ma alfa è 0, quindi qui per 1, è uguale a 1 su R lambda meno 1 su RL. Ok? Semplicemente scritto la forma di Eulero-Savarin andando a scegliere quel particolare punto del piano mobile che coincide proprio con il centro di curvatura della polare mobile. Va bene? Quindi ho che 1 su P con 0 omega meno 1 su RL più 1 su RL uguale a 1 su R lambda. Quindi questo e questo si semplifica. E quindi cosa viene fuori? Che P0 omega è proprio uguale a R lambda. Quindi quando scelgo come punto del piano mobile questo che coincide col centro di curvatura della polare mobile, qual è il centro di curvatura? È proprio quello della polare fissa. Ok? Perché P0 omega vedete che è uguale a R lambda, quindi sto qui. Quindi questo è il centro di curvatura di quest'altro. La stessa formuletta la posso applicare facendo riferimento a questo punto, quindi posso scegliere come punto del piano mobile solidale alla polare L un punto che coincide con il centro di curvatura di quella fissa. È chiaro che in questa scelta noi abbiamo un alfa, questa volta che è uguale a pi greco, ok? Perché il raggio vettore deve andare giù e a beccare questo punto, quindi alfa è uguale a pi greco, va bene? Alfa è uguale a pi greco e pi con 0 m in questo caso è uguale a pi con 0 o lambda, cioè uguale a r lambda, va bene? Se vado a scrivere la formula di Eulero-Savarin in questo secondo caso, io ho che 1 su P con 0 omega meno 1 su R lambda, per il coseno di pi greco, perché alfa è uguale a pi greco, è uguale a meno 1, quindi questo diventa meno, questo diventa più, e questo è uguale a 1 su R lambda meno 1 su RL. Ma 1 su R lambda e 1 su R lambda vanno via. Il risultato è che P con 0 omega è uguale ad RL. Va bene? Quindi
quando scelgo questo punto, il centro di curvatura è O lambda. Quando scelgo lambda, il centro di curvatura è OL. Esattamente quello che vi dicevo prima e l'abbiamo appena dimostrato attraverso la formula di Eulero-Savary. Va bene? Allora, per concludere queste osservazioni, vi faccio quest'altro schemino per non complicare più di tanto quello precedente. Questo è P con 0, lambda L, questo è il centro di curvatura OL, questo è il centro di curvatura O lambda, va bene? Abbiamo appena detto che questo è il centro di curvatura di OL nel modo relativo di L su lambda, e O lambda ha come centro di curvatura OL nel modo inverso e quindi traccia una traiettoria di questo tipo. Va bene? Ecco, volendo avvicinarci ad un esempio pratico, se noi andassimo a tracciare i due cerchi osculatori dei due polari mobili, io ottengo questo. Questo è il primo cerchio osculatore, quindi qui ho un raggio RL e ho un altro cerchio osculatore che è questo di raggio R lambda. Sono i due cerchi osculatori alle traiettorie polari lambda ed L in P con 0. Va bene? Ma se questo è il centro di curvatura di questo e viceversa, anche qui posso introdurre un link, come detto prima. Che cosa ottengo come meccanismo equivalente? Potremmo fare riferimento ad un rotismo epicicloidale, in effetti. Ok? Perché se questa è lambda e la riteniamo per esempio polare fissa, se fisso lambda naturalmente devo fissare anche il corrispondente cerchio osculatore in P con 0 e qui otteniamo un rotismo epicicloidale, va bene? In virtù di queste considerazioni che abbiamo appena dimostrato. Bene, ora andiamo a considerare un esempio diverso, andiamo a considerare un manomerismo di spinta, per familiarizzare ulteriormente con questi concetti connessi ai meccanismi con coppie superiori. Però partiamo, capirete poi perché, da un manomerismo di spinta e quindi da un meccanismo che presenta soltanto coppie cinematiche inferiori. Immaginiamo che questo sia il manomerismo di riferimento. Ok? Allora, questo è il punto A. Questo è A con 0, questo è B. Abbiamo questo manomerismo. Andiamo a trovare per questo manomerismo la circonferenza dei flessi, cosa che sappiamo fare, no? Innanzitutto individuiamo il centro di istantanea rotazione. Ed è questo punto P con 0. Ok? Vogliamo trovare la circonferenza dei flessi, possiamo applicare, come ben sapete, la formula di Eulero-Savary contratta. Sappiamo
che la circonferenza dei flessi passa per P con 0, in questo caso passa anche per B, perché è un punto di flesso, e possiamo andare a trovare la primo con la formula, dicevo, di Eulero Savary contratto. Quindi P con 0 A al quadrato diviso A 0 A verrà un po' più lungo, quindi diciamo che qualitativamente noi abbiamo questo punto A' che si trova, per esempio, questo è il punto A'. Possiamo già tracciare la circonferenza dei flessi perché deve passare per questi tre punti, da 0 B e da primo, ma possiamo anche andare per esercizio ad individuare per esempio l'asse di collineazione per avere un'ulteriore indicazione sulla tangente alle polari e quindi la tangente alla circonferenza dei flessi in P con 0, va bene? Per applicare il teorema di Beauvillier dobbiamo trovare l'asse di collineazione. Bene, allora se questo è il telaio 1, queste due, la biella 3 e il pistone 4. Per quanto riguarda i centri di istantanea rotazione, dal teorema di Kennedy sappiamo che questo è P con 2, questo è il P con 2, 3, questo B coincide con il P 3, 4, il P 4 è un punto all'infinito, questo P0 in effetti sarebbe il P3. Ok, per trovare l'asse di collineazione mi serve il P2,4, cioè quello del moto relativo di 2 rispetto a 4, e questo lo possiamo fare appunto con il teorema di Kennedy, quindi P2,4 deve essere allineato con il P2,3 e con il P3,4 naturalmente, ok? Questo è il P2,3 e il P3,4, ma il P2,4 deve essere ancora allineato con il P2 e il P4, che in questo caso è il punto all'infinito. Quindi in effetti abbiamo questa condizione di allineamento e poi abbiamo quest'altra condizione di allineamento. Questo è il P2, il P4 va all'infinito in questa direzione, quindi questo punto è il P2,4. Ok? Questo è il P2,4. Possiamo quindi tracciare l'asse di collineazione. Dobbiamo congiungere il P con 0, che sarebbe in effetti il P3,1, con il P2,4, ed è quello che sto per fare. Ok? Bene, questo è l'asse di collineazione. Sappiamo, mediante il teorema di Beauvillier, che questo angolo, possiamo prendere questo angolo φ deve essere uguale a quest'altro angolo e quindi abbiamo la tangente al polare. Quindi abbiamo ora una serie di informazioni. Possiamo sia tracciare queste mediane che si intersecano nel centro della circonferenza dei flessi, che deve a sua volta essere tangente in P con 0 a questo asse che è l'asse di collineazione. Benissimo, allora proviamo a tracciare questa è la circonferenza dei flessi di 3 nel moto assoluto di 3, cioè della biella, rispetto al telaio. Questo è il centro della F3, ok? Come vedete è all'incirca tangente, che vuol dire che questa normale naturalmente passa per OF3 fino ad individuare qui il centro, cioè il polo dei flessi di 3. Va bene? Ok, e fin qua, insomma, niente di nuovo, è diciamo un
un esercizio di cose che abbiamo già studiato nelle lezioni precedenti. Ok, se a questo punto io vado a scegliere un punto qualsiasi del piano mobile, prendiamolo qui per esempio, del piano mobile intendo della biella, quindi individuo a questo punto su quel triangolo di biella che naturalmente è una lamina rigida, indichiamo questo punto con M e questo è il punto di biella. Va bene? Allora, qual è il centro di curvatura della traiettoria di M? Sappiamo come fare, dobbiamo congiungere M con P con 0, va bene? Fino ad intersecare la circonferenza dei flessi in M' e da lì andare a calcolare il centro di curvatura, va bene? Il centro di curvatura della traiettoria di M, che è un punto della biella 3 del manovellismo di partenza, ok? Quindi P con 0 M, quindi omega di M è uguale a P con 0 M al quadrato diviso M' M, no? P con 0 M al quadrato diviso M' M è un bel po' più lungo, ma supponiamo che cada qui. Quindi questo è omega di M, ok? Quindi potrei puntare il compasso in omega M con apertura omega MM e andare a tracciare un arco di cerchio oscillatore. Ok? Ma vogliamo aggiungere naturalmente delle considerazioni nuove. Cioè, cosa andiamo a fare? Andiamo a considerare una circonferenza. Per non complicarci troppo la vita, potremmo scegliere anche un profilo diverso naturalmente, ma scegliamo una circonferenza, cioè punto il compasso in M e traccio una circonferenza di raggio R, va bene? È quello che vado a fare. Bene, questa circonferenza, come vi dicevo, ha un raggio R assegnato. Considero questa circonferenza solidale al triangolo di biella. Va bene? Solidale al triangolo di biella. Durante il movimento del manovellismo, naturalmente questa circonferenza si muove, no? Perché è trascinata in movimento dalla biella appunto del manovellismo stesso. Ecco, se noi durante questo movimento immaginiamo di fissare un certo numero di fotogrammi, noi otteniamo una famiglia di circonferenze, ok? Durante il movimento io ho una famiglia di circonferenze, il cui inviluppo mi genera un profilo coniugato. L'abbiamo visto nella lezione scorsa quando abbiamo parlato di generazione di profili coniugati mediante il metodo dell'inviluppo. Infatti qui uno dei profili è assegnato, che è una circonferenza, e possiamo generare quello coniugato come inviluppo della famiglia di circonferenze ottenute da questo particolare movimento, che è un moto roto traslatorio perché è lo stesso moto rigido della biella di un manovellismo. Ok? Bene. Allora, possiamo andare a tracciare questo profilo coniugato, che sarebbe la curva di sviluppo, in questo modo.
questa è la curva in diluppo che naturalmente, poiché consideriamo il moto della biella rispetto al telaio, cioè un moto assoluto, questa è un profilo attaccato al telaio. Va bene? Quindi durante il movimento del manovellismo questa circonferenza rimarrà sempre in contatto con il profilo arancione che ho appena rappresentato, che è adesso coniugato, va bene? Poiché è generato con il metodo degli sviluppi, va bene? Ma cosa ci dice la formula di Euler-Savary per i profili coniugati che abbiamo appena dimostrato? Questo è il centro di curvatura di un profilo, che lo indichiamo per esempio con S. Ok? Quindi il centro di curvatura è M, il raggio di curvatura è R. Quindi il profilo S è determinato. Va bene? Ok. Ma siccome questa circonferenza è solidale alla biella, noi possiamo determinare, l'abbiamo già fatto, il centro di curvatura della traiettoria descritta da omega S. E qual è? È omega M. Ma omega M coincide con il centro di curvatura del profilo coniugato, per quanto abbiamo detto questa mattina. Ok? Quindi omega M, oltre a essere il centro di curvatura della traiettoria di M, che poi sarebbe anche l'omega S, è anche centro di curvatura del profilo coniugato, e il profilo coniugato è questo ed è sigma. Quindi omega M coincide anche con l'omega sigma, in virtù della formula di Euler-Savary che abbiamo appena dimostrato. Questo è un modo abbastanza generale per di applicazione della formula di Euler-Savary ai profili coniugati, in cui ho un moto di biella di uno dei profili e posso ricavare il centro di curvatura del profilo coniugato come centro di curvatura della traiettoria descritta da omega S. Bene, andiamo avanti e facciamo delle considerazioni diverse, ma partiamo sempre dalla formula di Euler-Savary. Scriviamola in questo modo. Allora, 1 su P con 0 omega star meno 1 su P con 0 M star coseno di alfa, che è uguale a 1 su R alfa meno 1 su R. Ho semplicemente scritto la formula di Euler-Savary. Ecco, però a differenza di quanto abbiamo fatto a suo tempo nel dimostrare l'esistenza della circonferenza dei flessi quale luogo dei flessi dei punti del piano mobile in un certo istante, qui ci poniamo un quesito diverso, ok? Cioè nel cercare il luogo dei flessi noi abbiamo imposto questa condizione, cioè che P con 0 omega, in questo caso star, andasse all'infinito, perché se ha un flesso il centro di curvatura va all'infinito. Questa era la condizione. E poi, introdotta nell'equazione generale, ci ha portato appunto a individuare l'equazione del luogo dei flessi, cioè una circonferenza. Invece in questo caso il quesito è diverso. Cioè noi vogliamo andare a vedere cosa succede nel momento in cui noi mandiamo all'infinito non il centro di curvatura, bensì il punto M, il generico punto M del piano mobile. Ok? Cioè vogliamo andare a trovare il luogo geometrico dei punti, o
meglio dei centri di curvatura dei punti impropri del piano morbido. Questo è quello che noi cerchiamo. Oh, siccome il discorso, la formula è incentrata su P con 0 e io qui ho un P con 0, P con 0 con questo M, no? M star che vale all'infinito come punto impropri, a variare naturalmente dell'angolo alfa. Quindi se io ho un certo angolo alfa primo, naturalmente, ok? Se questo fosse alfa primo, qui ho una nuova direzione e ho un altro punto improprio, no? M' stare e così via. Quindi se io considero tutte le rette che fanno fascio per il centro P con 0, tutti i punti impropri di queste rette naturalmente si trovano sulla retta impropria, ma io voglio andare a trovare i centri di curvatura di questi punti all'infinito. È un concetto molto astratto, ma vedrete che ha delle ripercussioni, delle ricadute pratiche interessanti nella progettazione di meccanismi. Per il momento ci muoviamo soltanto dal punto di vista teorico e quindi se imponiamo questa condizione, cioè che P con 0 M star tende all'infinito, vediamo cosa succede e quindi ricaviamo l'equazione di questo nuovo luogo geometrico. Ok? Certo, se va all'infinito questo termine va via e quindi che cosa succede? Siccome questo lo possiamo sempre scrivere come meno 1 su delta, dove delta è il diametro della circonferenza dei flessi, possiamo andare avanti in questo modo. Ok? Quindi che cosa succede? Succede che io ottengo come conseguenza delta coseno di alfa che è uguale a P con 0 omega star, però attenzione perché c'è un segno meno, quindi ho meno delta coseno alfa P0 omega star. Questo è il luogo geometrico che cercavamo. Vedete che l'espressione matematica di questo luogo geometrico ci è molto familiare, perché è praticamente analoga, se non identica dal punto di vista formale, a quella della circonferenza dei flessi, perché lì avevamo delta coseno alfa P0 M'. E però c'è un segno meno. Quindi capiamo subito che anche questa è una circonferenza. Ok? È una circonferenza. E andiamo a vedere. Quindi vi devo rifare lo schemino che abbiamo fatto più volte. Quindi questa è lambda, questa è L, P con 0. Siccome delta è legato ai raggi di curvatura delle polari, va bene? E poi ho alfa, ma c'ho questo segno meno. Quindi in sostanza questo luogo geometrico è ancora una circonferenza tangente alle polari P con 0, ma si trova nella parte di sotto, cioè è speculare alla circonferenza dei flessi. Questo diametro è ancora delta, va bene? Tant'è vero che il delta coseno di alfa, quindi tutti gli omega star, prendiamone uno per fare un esempio, se io prendo qui un certo valore di alfa, avrò questo punto M star improprio, qual è il centro di curvatura di questo nel modo di puro arrotolamento di L su lambda? Cade su questa circonferenza. Questo è omega star, cioè il centro di curvatura del punto improprio per un certo alfa rispetto alla terna locale che abbiamo individuato. Questa circonferenza si chiama circonferenza dei regressi, ok? E la indichiamo con questa R in cirillico.
questa circonferenza, come vi ho già detto, è speculare alla circonferenza dei flessi. Il diametro è lo stesso, è semplicemente speculare. Questo è il polo dei flessi, diametro e delta. Questo punto diametralmente opposto a π con 0 sulla circonferenza dei regressi lo indichiamo con R, noto anche come polo delle cuspidi. In inglese questa circonferenza è nota come Rectum Circle oppure come Cuspidal Circle, come luogo delle cuspidi. Bene, allora, così introdotta la circonferenza dei regressi, il concetto è abbastanza astratto. Ma attenzione, perché in effetti la cosa è di maggiore interesse applicativo di quanto lo sembri a prima vista. Infatti questo discorso è strettamente collegato alla forma di Eulero-Savary per i profili coniugati. Qual è la forma di Eulero-Savary per i profili coniugati? L'abbiamo dimostrata questa mattina, eccola qui, ok? Allora 1 su π con 0 omega sigma meno 1 su π con 0 omega s, e qui c'ho la differenza delle curvature delle polari, ma qui ho i centri di curvatura dei due profili coniugati, va bene? Ma se uno dei due profili coniugati è rettilineo, che cosa succede? Che il corrispondente centro di curvatura va all'infinito, ed è esattamente quello che abbiamo considerato noi. Ok? Quindi la circonferenza dei regressi è particolarmente utile quando noi abbiamo a che fare con profili coniugati di cui uno dei due è rettilineo. Va bene? Quindi, se noi avessimo, per esempio, questo profilo sigma, che lo riteniamo solidale alla polare, diciamo fissa, poi in realtà noi parliamo sempre di moto relativo, e avessimo un altro profilo adesso coniugato, che però è rettilineo in questo punto, questo è il profilo S. Ok? Il profilo S, come fatto prima, lo riteniamo solidale ad L, facciamo così, ok? Quindi durante il moto relativo, rappresentato dal puro rotolamento delle polari L e lambda, i profili coniugati rimangono a contatto nel punto M. Ok? Ma il centro di curvatura del profilo S sta all'infinito, per forza, perché il profilo è rettilineo, va bene? Ma il centro di curvatura del profilo coniugato ad S, cioè sigma, qual è? È omega star. Perché attenzione, omega star è il centro di curvatura del centro di curvatura di S, scusate il gioco di parole, ma è così, va bene? Di S, quindi è il centro di curvatura dell'omega S che sta all'infinito qui, che sarebbe questo punto, che sta all'infinito, ma questo di conseguenza, per la forma di Eulero-Savary per i profili coniugati, è anche il centro di curvatura di sigma.
Ok? Questo discorso può essere facilmente provato ogni qualvolta abbiamo a che fare con un profilo rettilineo. Allora passiamo subito ad un caso abbastanza generale. Consideriamo questa volta, anziché un manovellismo, un quadrilatero articolato. Va bene? E abbiamo un quadrilatero articolato. Allora, questo è A, A0, B, B con 0. Se noi andiamo ora a considerare solidale alla biella, un'asta fatta in questo modo, quindi un profilo rettilineo, posso farlo, naturalmente, quindi la biella è sagomata in questo modo. Abbiamo un profilo rettilineo, un'asta rigida, naturalmente, solidale alla biella del quadrilatero. Quindi questo è 1, questo è 2, 3 e 4 del nostro quadrilatero. Scusate, mi aggiusto un po' la figura per renderla più chiara. Così. Quindi questo è il centro di istantanea rotazione della biella 3, queste 4. Va bene? Allora andiamo a trovare la circonferenza dei flessi della biella 3. È una cosa che sappiamo fare, quindi questa è per esempio il punto B' e per esempio qui abbiamo il punto A' di questa circonferenza. Vado a prendere le due mediane e cerchiamo di tracciare questa circonferenza che passa per A', B' e naturalmente per P con 0, ok? Quindi questa è la circonferenza dei flessi 3. Se questo è il centro della circonferenza dei flessi, questo naturalmente è il diametro, quindi questo è il polo dei flessi e questa è la tangente. Prolunghiamo questo diametro in questo modo, questa è la tangente alla circonferenza dei flessi P con 0, va bene? Abbiamo appena dimostrato che la circonferenza dei regressi è speculare alla circonferenza dei flessi rispetto a P con 0, giusto? Rispetto alla tangente in P con 0. Ok, andiamo quindi a tracciarla. Questa è la circonferenza dei regressi, questo è il polo dei regressi, va bene? Ok, il diametro della circonferenza dei regressi, come detto, è uguale al diametro della circonferenza dei flessi. Quindi noi siamo in grado di tracciare la circonferenza dei regressi. Perché tracciamo quella dei flessi, poi quella speculare e quella dei regressi. Ok? Perché ci interessa questo?
perché durante il movimento del quadrilatero articolato, questa retta, che è solidale alla biella, genera una famiglia di rette nel piano, si muove, quindi genera una famiglia, quindi inviluppa una curva. Questa curva è, la possiamo assumere come profilo coniugato alla retta, giusto? Ma siccome il profilo generatore in particolare è una retta, come vedete nel caso del manovellismo il profilo generatore era una circonferenza, giusto? In questo caso il profilo generatore è una retta e in quanto tale questo ci consente di applicare la circonferenza dei regressi, cioè in particolare quello che è noto come il teorema di Aaron Hall. Ok? Ecco, noi qui abbiamo due modi di procedere. Allora, uno che è basato sulla teoria dell'inviluppo, e quindi la prossima volta vedremo qualcosa su questo, però indubbiamente è un po' più complicato. Perché? Perché noi dobbiamo conoscere il moto di Biella, che comunque è un generico moto piano, e ricavare l'equazione della famiglia di rette e di conseguenza poi ricavare analiticamente l'equazione della curva in sviluppo. Ma in questo istante noi possiamo in maniera molto vantaggiosa andare ad individuare direttamente il centro di curvatura del profilo coniugato in virtù di quanto abbiamo detto e del teorema di Aaron Hall. Va bene, da non confondere col teorema di Aaron Hall Kennedy, è la stessa persona, ma questo è un teorema che è basato sul non sull'allineamento dei centri di rotazione, bensì sull'utilizzo della circonferenza dei regressi. Benissimo. Allora, come posso fare? Attenzione, qui ho P con 0, che è il centro di istantanea rotazione. Per avere profili coniugati è naturale che il punto di contatto deve stare sulla normale, perché la velocità relativa deve essere sempre tangente, ok? Deve essere una velocità di strisciamento. Quindi da P con 0 vado a condurre la normale a questa retta, va bene? Fino ad intersecare la circonferenza dei regressi, ok? Questo punto è il centro di curvatura, è il centro di curvatura del punto improprio di questa retta in questa direzione, che sarebbe il centro di curvatura di questo profilo rettilineo. In altri termini, quel punto lì è anche, in virtù della forma di Eulero-Savary per i profili coniugati, è anche il centro di curvatura del profilo coniugato alla retta. Va bene? Cioè questo. Quindi se questo è il profilo rettilineo, per esempio S, questo è il profilo sigma, o meglio è il cerchio osculatore al profilo sigma, e questo punto è omega sigma. E come vedete il risultato è interessante, non è una cosa da poco. Perché come vedremo, se noi andiamo ad applicare la teoria dell'inviluppo, il discorso è un bel po' più complicato. È vero che possiamo in tal caso ottenere l'espressione analitica della curva in sviluppo, mentre questo è un ragionamento in un istante, però comunque sia noi riusciamo subito e facilmente ad individuare il centro di curvatura del profilo coniugato. Va bene? Se io avessi scelto un'altra retta, cioè qui per esempio, la indico con eta per esempio, ma sempre solidale alla biella, sempre solidale alla biella perché mi interessa il centro di istantanea rotazione naturalmente, ok?
quindi il centro di Santa Relazione è lo stesso, ho individuato una retta diversa, cosa devo fare? Vado a prendere la normale a questa retta passante per P con 0, va bene? Questo è 90 gradi, questo è il centro di curvatura del profilo coniugato a questa nuova retta che è eta, cioè questo profilo qui. È chiaro che riesco a tracciare soltanto il cerchio osculatore, non il profilo in questo caso. Il cerchio osculatore, e quindi questo qui è l'O. Anche in questo caso io riesco a tracciare il cerchio osculatore, questa qui. Quindi l'O sigma, e questo è l'O sigma primo. Va bene? Questo è il cerchio oscuratore. Quindi vedete quanto è potente il teorema di Aronold per la determinazione del centro di curvatura del profilo coniugato. Va bene? Il discorso vale in generale. Immaginate per esempio nei meccanismi a camme con la punteria a piattello, il piatta, ok? Ce ne sono diversi di esempi pratici. Quindi siamo passati da un discorso, diciamo, astratto, perché il centro di curvatura di un punto improprio naturalmente non sembra avere immediato interesse pratico, ma questo ragionamento in combinazione con le proprietà dei derivanti dalla forma di Rosmarin per i profili coniugati ci porta a delle conseguenze pratiche interessanti.